Archiviata la prima vittoria stagionale contro l'Unipomezia in Coppa Italia grazie al gol di Bertoldi, l'Ostia Mare torna a giocare in campionato, lo fa per la decima volta consecutiva nella sua storia in Serie D. Di fronte l'ambiziosa Cinzia Albalonga di Raffaele Scudieri, il grande ex di turno che dopo aver sfiorato la Serie C due anni fa proprio ad Ostia ed aver riportato l'anno scorso il Latina tra i professionisti, vuole riportare la Serie C anche a Genzano e ai Castelli Romani dopo 32 anni dallo stadio Anco Marzio di Ostia. La prima giornata di Serie D, il girone G. Si parte subito col botto, Ostia Mare, Cinzia Albalonga. Un saluto da Riccardo Selvi e Filippo Minichino per questo primo scoppiettante turno in una partita storica, un evento storico, perché sono presenti anche i ragazzi di Stardust House, il main sponsor quest'anno dell'Ostia Mare, un progetto partito l'anno scorso dall'idea di Alan Tonetti di riunire in una content house, la prima della storia, 15 ragazzi che si dedicano soltanto ed esclusivamente alla creazione di contenuti su TikTok. Fischia Arcidiacono, è cominciata Ostia Mare e Cinzia Albalonga, il primo pallone per la formazione di Raffaele Scudieri che torna quest'oggi per la prima volta da avversario ad Ostia con tanti ricordi e un campionato due anni fa sfumato soltanto a causa Covid a 4 punti di distanza dalla Turris. Arriva Sabelli in area di rigore, Sabelli cerca il tiro cross, pallone alto, si arrabbia Gagliardini, sarà semplice rimessa dal fondo. Nanni, uno sguardo verso il centro, prova a cercare D'Agostino che si gira, il cross al centro, il colpo di testa di Nanni, facile però per trovato. Mastro Pietro prova a dare fastidio qui a Santoni, poi l'errore della Cinzia Albalonga, Bertoldi va col destro, la prima conclusione dell'Ostia Mare, arriva al 32esimo, pallone largo però Bertoldi che va a puntare Santoni, ancora Bertoldi riesce a passare in qualche modo, Bertoldi in area di rigore, cerca la conclusione sul primo palo, Santilli a dire di no e poi pallone in calcio d'angolo. Mastro Pietro non ha però compagni da servire, serve allora ancora Lazzeri in area di rigore verso Bertoldi che va giù nel contatto con Pompei, proteste feroci da parte di Alan Mastro Pietro, a terra Bertoldi che nella corsa si è forse toccato con Pompei, provano a spiegarsi i due, episodio sicuramente da rivedere, adesso capannello di uomini. Ancora Alessandro in zona tiro, può pensare anche alla conclusione con il pallone che sfila sulla sinistra di trovato, in fuorigioco Nanni, anche in questo caso un po' incerto però. L'ex Frosinone trovato finisce invece senza recupero il primo tempo 0-0 tra Ostia Mare e Cinzia Albalonga. Noi ci sentiamo tra poco per l'inizio del secondo tempo. D'Agostino riesce a far passare il pallone per Alessandro che la spizza a sua volta per Nanni. Nanni col destro colpisce male, trovato in qualche modo, se la ritrova lì in due tempi. Lorusso a duello con Santoni, vediamo se riesce a superarlo questa volta. Sì, Lorusso va al cross, diventa quasi un tiro. Pallone che poi sfila sul fondo. Cercare la corsa di Angelilli, uno contro uno con Sossai, prova a rientrare, serie di finte, ancora Angelilli dal fondo, cross morbido sul secondo palo, si coordina Alessandro che colpisce male, poi Roberti a vuoto, pallone sul fondo, uno contro uno con Angelilli, ancora Camara prova a passare in zona tiro, cerca il destro, il pallone decolla e finisce alto sopra la traversa. Poi si coordina Manzo che svirgola, ma trova Roberti, posizione regolare, Roberti col sinistro, si alza invece la bandierina, anzi no, era tutto buono, calcio d'angolo. Sono disperati i giocatori dell'Ostia Mare. Soltanto D'Agostino fuori dall'area, poi difende con tutti i suoi effettivi la Cinzia Albalonga, cross sul secondo palo, Sossai la rimette al centro, Gagliardini e poi tutto solo Sabelli, la alza sopra la traversa. Controllo così e così, qui rischia. Non può fare fallo perché è già ammonito su Luciani. Roberti, posizione regolare. Roberti col destro, la porta è sguarnita. Ma il pallone finisce fuori. Brivido per l'Ostia Mare. Si dispera Angelilli, si dispera anche Roberti. Lottare con Mastro Pietro. Ancora Pompei che riesce in qualche modo a conservare il possesso. Poi già ammonito, va a commettere un bruttissimo fallo e viene espulso Fabio Pompei. Ultimo minuto e mezzo in 10 uomini per la Cinzia Albalonga. Lancio lungo ma non c'è più tempo, il big match tra Ostia Mare e Cinzia Albalonga finisce 0-0, un punto a testa per entrambe le squadre all'inizio delle girone G, due candidate serie però alla promozione in Serie C. Dallo stadio Anco Marzio di Ostia è davvero tutto, un saluto da Riccardo Selvi e Filippo Minichino.